じゃどもめが。まさか覚醒したりはいたしませぬでしょうな。最初私ども財界としてはそれこそが頭痛の種でございまして。どうかご安心のほどを。下船なる者どもは我らの手になる法律と慣例によっていまだ巧妙緻密に虚勢され、柵の中の羊のごとくに従順に飼いならされておりますれば。そのための理論は我々学級の都の博識によって水も漏らさぬ精密さを持ちて構築されておりますゆえ。それでもなお万が一にも暴動などの起きる事態の到来せし暁には我が機下の盛況なる兵どもに命じて一気呵成に鎮圧いたすということであります。一糸乱れぬ我ら支配階級のこの結束の緊密さこそが過去現在未来へと華麗なる歴史という織物を織りなすという次第でございますな。Il potere coercitivo non è l'unico modello del potere, ma solo una sua manifestazione particolare. Non vi è dunque ragione scientifica per farlo il punto di riferimento. Il potere politico non è una necessità inerente alla natura umana, è una necessità alla vita sociale. La politica è pensabile anche senza la violenza, ma non è pensabile il sociale senza il politico. In altre parole, non ci sono società senza il potere, ma ci sono diversi tipi di potere. L'uomo per vivere in una comunità, per creare il sociale, può produrre norme, ma può produrre le norme che vuole. Si possono creare norme che portano alla società autoritaria. L'esempio di potere coercitivo è sotto gli occhi di tutti noi, è quello dello Stato, delle società contemporanee occidentali e non, società in cui si produce dominio, sfruttamento dell'uomo sull'uomo. Esistono e sono esistite società senza Stato, senza potere autoritario, senza dominio. Mentre non sono mai esistite e probabilmente mai potranno esistere società senza potere. Pensare di rielaborare il modello dei rapporti sociali significa risistemare le coordinate del mondo vissuto. Le forme della società sono la sostanza della cultura.